Buongiorno e benvenuti a casa Trippando. Finalmente oggi sono sola. Chissà se al marito piacerà che mi sono messa in questo angolo, ma questo angolo in realtà per me rappresenta la libertà, perché qui solitamente si trova il fortino che fanno i miei figlioli. Invece stamani mattina io dovevo fare una docenza online e il marito se li ha portati dai cugini e quindi sono tutto il giorno sola. Un miraggio, vi farò un grandissimo video perché ieri sono stata da Lettera 22 a Viareggio ed ho comprato una paccata di libri, quindi io mi sono già munita con il mio macchiatone, con un coltellino perché ci sarà da aprire delle cose e con la mia bustona piena di libri che ho ordinato in vari momenti e che poi qualcosa ho scelto lì per lì, quindi anch'io non mi ricordo cos'è che ho preso, quindi venite con me che vi faccio vedere. Intanto però mi sono fatta dare 3 consigli dalla Elena di Lettera 22, per cui prima sigla, poi consigli della libraia e poi si torna qua e vi faccio vedere tutti i miei grandissimi acquisti, perché c'è roba per grandi, per piccini, per piccinissimi, c'è di tutto oggi. Appare pure Zack Harry Potter, per cui cose mai viste. Venite con me, vi aspetto. Buongiorno belli, ecco, vi parlo sempre della Lettera 22 di Viareggio e ora ci siamo. Sono quella che vedete davanti a voi, è Elena, la titolare, e ci parlerà delle uscite che lei ha in libreria da pochissimo, da quando ha riaperto dopo il lockdown. Prego. Ciao, che bello, è un piacere, sono emozionata. Sì, parliamo delle uscite che sono arrivate adesso in libreria, perché dopo il lockdown l'editoria si è un po' fermata e ha ricominciato adesso a pubblicare i libri. E tra le più attese, ve ne dico 3. Primo è Stephen King, Se scorre il sangue, è andato benissimo all'estero, è andato benissimo in America, è andato benissimo in Gran Bretagna e sta andando bene anche in Italia. Vediamo poi come andrà più avanti. Altra attesissima uscita, la biografia di Woody Allen, uscita per La nave di Teseo, doveva uscire a marzo, è stata pubblicata adesso e è un'anteprima anche questa. La terza uscita che invece di cui ho pensato di parlarvi è Uno strano paese. Lei è l'autrice dell'Eleganza del riccio, un libro che abbiamo amato tantissimo e adesso in libreria grazie a EO. Ecco, mi sa che quest'ultimo mi piace. Potrebbe essere nelle corde di noi viaggiatori, non so perché, ma Uno strano paese mi ispira. Quindi io prendo quest'ultimo e facciamo che poi ve lo racconto, va bene? Grazie, grazie Elena. Grazie mille a voi. Ma cosa c'hai in questa bustona? Piano, piano, piano vi faccio vedere tutto, ok? Allora, primo acquisto, tra l'altro è uno di quelli che non avevo ordinato, ma che ho scelto lì per lì. Infatti, avete visto i consigli di Elena e uno dei suoi consigli è proprio questo. Uno strano paese di Muriel Barberi, che è l'autrice dell'Eleganza del riccio. Sono rimasta affascinata dalla copertina, dal titolo e dalla quarta, che dice: in quanto riflessione sugli eterni tormenti delle civiltà, sulla vita dei morti, sul potere della poesia e dell'opera di finzione,
uno strano paese e allo stesso tempo un racconto imbevuto di magia, un romanzo d'avventura, una meditazione e un invito all'immaginazione e al sogno. Ispirato ampiamente all'estetica asiatica, è un libro in cui si mischiano umorismo e considerazioni metafisiche, elementi che suscitano meraviglia e temi contemporanei. Allora, posso dire la mia da modesta lettrice? Questo libro o bene bene o male male, perché mi sembra che abbia talmente tante cose che se le racconta tutte bene è tantissima roba, però chissà se racconta tutto o no. Io appoggio qua sopra così rimane tutto in vista o crollerà. Intanto beviamo un sorso e poi andiamo avanti. Allora, ecco gli acquisti della mia creatura grande. Vi metto qua in una scheda e poi nell'info box il suo racconto che ha fatto su Geronimo Stilton, che parla di viaggi. Questa volta ha comprato Non mi lasciare tenebrosa e Lo strano caso del vulcano puzzifero. Chissà, ha deciso che vuole terminare tutta questa serie delle avventure, delle storie da ridere di Geronimo Stilton. Sono quasi 130 volumi. Vediamo se ce la fa, mamma foraggia, volentieri. Anche perché non posso andare in libreria, io mi compro un sacco di roba e lui pochissima. E poi è stato il mio accompagnatore ieri in libreria, devo dire. Poi, taradadan, c'è la borraccia di Lettera 22, perché me l'ha rubata il mio marito la borraccia, quell'assassino, quella che mi aveva regalato la Elena con l'altro ordine, e quindi niente, c'è pure la mia, questa gialla è mia, ok? C'ho pure i pantaloni oggi gialli, la metto qua giù. Vediamo un po' cosa vi faccio vedere. Fiore, frutto, foglia, fango di Sara Baume, edito da NNE al prezzo di 18 euro. NNE ha una collana legata ai viaggi. Se vi ricordate l'unboxing precedente, ve lo metto qua nelle schede e sotto nell'info box. Insieme all'altro ordine, Elena mi aveva mandato il catalogo di NNE, che presenta una bellissima cartina, mi sembra dell'Europa, o forse un planisfero, ma mi sembra solo dell'Europa, dove mostra al posto giusto il libro giusto, perché sono tutti libri ambientati. Quindi mi ha incuriosito molto questo. Vi leggo la quarta. Tu non mi appartieni, un occhio. Tu non mi appartieni, ho sbagliato a trattarti come se fossi mio. Tu appartieni alle colline ingannatrici, ai campi e ai fossi irrefrenabili, alle buche della foresta, alla linea dell'orizzonte, ai tassi. Le stagioni non mi appartengono, il mare non mi appartiene, il cielo non mi appartiene. È mia soltanto la casa di mio padre e anche se cambiassi tornerei a essere quello di prima. Questo libro è per chi ama conversare con i personaggi dei suoi libri preferiti. Quindi è per me. Per chi inventa parole strambe giocando a scarabeo, per chi compone ogni giorno la lista delle cose da fare, per chi si è liberato i polmoni da una caligine di tristezza e gambe in spalla ha deciso di andare a cercare l'odore dell'infinito. Sì, mi sembra il libro adatto anche questo. Mi piace. Li giro in questa direzione. Poi questi qui ve li tiro fuori insieme perché... Ah, ecco, questa è una bellissima cartolina con l'illustrazione di Alessia Bandini, che in questo momento ha una collezione
di disegni, di acquerelli, di scrittrici in mostra proprio alla libreria Lettera 22 di Viareggio. Mi piace molto. Vi parlo sempre di questa libreria perché è uno dei miei luoghi del cuore, poi è una caffetteria letteraria, per cui mette insieme le mie passioni, i libri, il mare, perché a Viareggio c'è il mare, e il caffè, perché come si fa senza caffè? E poi ci sono i due acquisti giapponesi, Finché il caffè è caldo, di Toshikatsu Kawaguchi, edito da Garzanti, al prezzo di 16 euro, e Quel che affidiamo al vento, di Laura Imai Messina, edito da, vediamo cosa c'è scritto, PM, al prezzo di, smonto tutta la fascetta, 17,50 euro. Li ho pensati, visti e studiati in coppia, e quindi ve li presento proprio direttamente in questa maniera. No, dai, ve li faccio vedere uno alla volta. Finché il caffè è caldo, dice, un tavolino, un caffè, una scelta, basta solo questo per essere felici. Ho un po' di fascino da Giappone, io sono un'appassionata di caffè, ve l'ho già detto, ve lo ridico, il mio secondo libro che ho scritto si intitola proprio I caffè della libertà, quindi io sono un animale da baretto e da macchiatone, da fermarmi seduta a guardare come va lo strano mondo dei bar, dei caffè, della gente che vi gira. E mi sembra molto interessante, ma vi leggo anche qui la quarta perché è interessante. Ecco le 5 regole da seguire. 1. Sei in una caffetteria speciale, c'è un unico tavolino e aspetta solo te. 2. Siediti e attendi che il caffè ti venga servito. 3. Tieniti pronto a rivivere un momento importante della tua vita. 4. Mentre lo fai, ricordati di gustare il caffè a piccoli sorsi. 5. Non dimenticarti la regola fondamentale. Non lasciare per alcuna ragione che il caffè si freddi. È un best seller del momento questo, per cui è uno dei libri più venduti. Lo leggo veramente con grande curiosità. Poi ovviamente vi faccio sapere. Quest'altro, Quel che affidiamo al vento, di Laura Imai Messina, è una scrittrice che abita, molto giovane, che abita da diversi anni in Giappone, racconta il Giappone, mi interessa molto il leggere il Giappone con gli occhi di un'italiana, quindi in questo canale si parla di viaggi, io da ormai quasi 9 anni ho il mio blog Trippando che parla di viaggi, io di viaggi non riesco a farne tantissimi in questo periodo, men che meno, però il mio occhio è sempre rivolto all'andare, al cercare i luoghi ovunque, libri compresi, quindi mi sembra un'altra bellissima lettura. Aiuto, mi crollano. Cosa vi faccio vedere? No, via. Ho le cose. Due ve le lascio in fondo. No, vi faccio vedere i segnalibri della Lettera 22 che sono sempre molto, molto bellini e interessanti. E poi vi faccio vedere quest'altro volumone cartonatone. Ora io non amo molto le prime edizioni e i libri cartonati grossi, ingombranti, perché io leggo sempre la sera a letto. No, vabbè, quando non c'è nessuno mi metto pure qua, allungo i piedi, semi sdraiata e leggo anche qua. Ma sono veramente delle rare volte, perché qui c'è sempre una grandissima confusione. Siamo tanti noi e quindi è pesante, ecco. Questo libro si intitola Florence e l'autrice è Stefania Auci, l'autrice dei Leoni di Sicilia. Io ho letto
I leoni di Sicilia ve lo metto qua nelle schede e poi nell'info box. A me è piaciuto tantissimo, devo dire che io non mi vergogno a dire che lo ritengo un capolavoro, perché secondo me e poi la cosa buffa dei Leoni di Sicilia è che anche se è stato scritto un anno fa, è un classico. I Leoni di Sicilia è un classico, è già un classico, quindi mi incuriosisce leggere questo romanzo ambientato nella Firenze tra le due guerre, prima della seconda guerra mondiale, prima della prima, ora ve lo dico, ambientato a Firenze, quindi mi incuriosisce moltissimo. Devo dire che la copertina è anche molto bella, ora ci hanno messo davanti questo trombone per far vedere che è della Stefania Auci, ma è molto bello, invece qua è più tranquillo, questo verde non mi entusiasma, però la sovracopertina è molto bella. E vi leggo cosa dice. Ecco, è del prima della prima guerra mondiale, agosto 1914. Una città immortale, un giornalista che non sa più in cosa credere, una donna troppo libera per il proprio tempo, una tragica guerra che divide gli animi, un amore che non può sbocciare. Edito da Baldini e Castoldi, il prezzo è di 18 euro, mi sembra veramente un altro libro interessante. Non ha avuto l'enorme successo dei Leoni di Sicilia, ma vediamo se è comunque un ottimo libro, io immagino di sì. Questo libro passerà per primo dal mio babbo, che sta iniziando, nella quarantena ha iniziato a leggere tantissimo, non uscendo più di casa a comprare il giornale, e niente, ha deciso che siccome lui ci vede poco, i titoli sul giornale doveva accontentarsi dei titoli, allora si legge dei romanzi. E di questi che ho comprato mentre facevo l'ordine, gliene ho parlato e lui mi ha detto: ma a me passami Florence per primo. Lui si è intrippato anche lui con la Stefania Auci e insomma ha ragione, ecco, non ha torto. Qui ecco un altro dei segnalibro della, no, mi bevo un altro sorso che qua sennò finché il caffè è caldo mi si fredda a me. E eccoci qua invece, ta-da! C'è un arrivo. Allora vabbè, qua c'era l'omino di Lego che è stato tolto. Questo l'abbiamo preso a Giacomo, che era rimasto a casa quando io e Marco siamo andati in libreria. Un magico libro cerca e trova di Harry Potter Lego. Allora, io a proposito di Harry Potter devo dirvi una cosa, non l'ho mai letto, è una cosa gravissima, io non l'ho mai letto, ma perché quando è uscito che dicevano un libro per ragazzini, io ero già grande. E quindi non sono entrata nell'età giusta e non avevo ancora figli, ovviamente. Non so, devo dire che ho bisogno di un vostro consiglio su Harry Potter, perché lo scorso anno noi eravamo a Londra, in luglio, e vedevamo diversi taxi con la scritta Harry Potter, si capiva che sfrecciavano, le persone a bordo scendevano in dei punti della città, magari facevano delle foto e ripartivano. Quindi Londra è piena di tour dedicati a Harry Potter. E noi siamo andati lì non sapendo, non conoscendolo e non avendolo mai letto. Però devo dire che mi incuriosisce anche nell'ottica di far staccare Marco dal suo amatissimo Geronimo Stilton. Quindi ho bisogno di un consiglio che vi chiedo. Ma secondo voi Harry Potter, Marco ha 8 anni e mezzo, può andar bene, quasi 9, dai, a settembre ne fa 9, può andar bene, perché magari con la scusa di prenderlo per lui me lo leggo anch'io, che mi incuriosisce tanto. E invece a Giacomo abbiamo comprato questo magico libro Cerca e Trova, e devo dire che a me piace un sacco, perché ci sono tutti gli omini Lego. Cioè, vabbè, c'era questo da montare, la mini figura di Piton,
che aiuterà nell'impresa, e poi ci sono tutti i personaggi, vi faccio vedere qua giù, ci sono delle scene e i bambini devono proprio trovare i personaggi all'interno della grande scena. Secondo me è molto divertente. Giacomo ha 4 anni e mezzo, questo è indicato per 6 più, ma in realtà secondo me per un bambino che non sa ancora leggere, fare la ricerca delle figure è veramente veramente bellino. Che ne dite? Vi piace? Ma commentatemi di Harry Potter, però voglio saperlo. Questo costa 7,99 euro, ma a me e a Marco è piaciuto veramente un sacco. Devo dire che non ho capito se Marco l'ha voluto prendere per sé o per suo fratello. Secondo me la speranza era quella di poterci divertire anche lui, ecco. E poi veniamo all'ultima. Aiuto, mi crolla tutto, aiuto, mi crolla. E poi veniamo al motivo per cui mi sono messa qua il mio coltellino, perché questo è un mondo che a me si è aperto, ve lo mostro più da vicino. Album di giochini intorno al mondo, edizione Usborne, e costa 6,90 euro. Allora, devo dire che non so se l'ho comprato per me, per i figlioli o per farci i set per Instagram, devo ammetterlo, perché guardando qua dietro, dove ci sono tutte le figurine, mi si è veramente aperto un mondo fatto di mondi. E ora lo apriamo perché io non l'ho visto. Elena mi invitava ad aprirlo in libreria. No, aprilo. Ho detto, guarda, io me lo porterei a casa. Cioè, lei voleva che lo guardassi lì, ma io me lo volevo portare a casa bello integro, se no con i miei figlioli so benissimo che è un disastro sempre. E allora questa plastichetta, vediamo se con il dito vado meglio. Sì, dai, ce la posso fare. Ecco, partito, dai, si libera. No, mi è sembrato veramente ganzo. Poi io mi intrippo facilmente, ma guarda che bello! Qua c'è l'Italia e tutto l'est si arriva. Bellissimo, no, ma è meraviglioso, guarda che è stupendo, bellissimo. Nel suo viaggio in Asia, Anna ha visitato una volta sola tutti i luoghi segnati col pallino rosso. A destra ci sono le foto nell'ordine in cui le ha scattate. Usale per tracciare l'itinerario di Anna lungo i percorsi indicati sulla cartina. No, vabbè. Poi chiede, riesce a vedere un orango e una bandiera giapponese? Cosa ha visto Anna nell'ultima tappa del suo viaggio? Disegnano nella cornice vuota a destra. No, è meraviglioso. Ve lo scorro perché... No, è bellissimo. Bellissimo. Qui dove siamo? A Berlino. Duomo di Berlino, c'è la città di Berlino qua giù, la porta di Brandeburgo, il Reichstag, bellissimo. Questo, guarda la leggenda, quanti giardini sono segnati sulla piantina. No, bellissimo. Marco sta studiando tutte le cartine, le carte geografiche, le piantine. Meraviglioso, qua giù. Aiuta Gino a raggiungere la stazione di ricerca. Dopo aver completato la mappa, usa la leggenda per sapere che strada prendere in base ai simboli. Inizia dirigendoti a sud. No, ma è meraviglioso. Cioè, ora io come faccio a farlo usare dai figlioli? Io lo so che... Cioè, io l'ho comprato per me. Era nel reparto dei piccoli, devo dire, dove vedo tutte le cose per Giacomo e dove prendiamo, cioè dove tipicamente staziona Giacomo quando andiamo lì alla lettera 22, lo piazziamo lì, Enrico si gira per scegliere libri, Marco di solito
se ne prende uno e si mette già a leggerlo. E Giacomino, che ha 4 anni e mezzo, lasciamo lì, ma no, ma non è per... È per adulti, vero? Questo è da mamme, siete d'accordo con me? Perché lo voglio io, lo voglio, è bellissimo. Oddio, le principali attrazioni in Chicago. Bellissimo, qua c'è tutto il mondo. No, ci sono dei disegni che sono veramente, veramente spettacolari. Io non ho parole. Mi piace un mondo, devo dirvi. Troppo, troppo bello, ma ce ne sono una marea, di questi disegni. Sono veramente bellissimo, sono tantissimi. No, bellissimo, mi piace un sacco. È stato un bello acquisto, devo dire, l'album di giochini intorno al mondo, veramente ganzo. Poi vi faccio sapere come lo utilizziamo e soprattutto vi faccio sapere chi è che lo utilizza, se lo utilizza la mamma o se lo utilizzano i figlioli, perché in casa mia non si sa chi ha meno anni, se la mamma o i figlioli. Non dico il babbo perché lui fa finta di fare la persona seria, quindi no, lui, mio marito, è serio. Allora, dai, io che vi dico? Allora, ci tolgo quelli di... Ora mi crolla tutto. Ok, questi sono i libroni da leggere. Ecco, ve li faccio vedere. Sono 5 e praticamente sono le mie prossime 5 letture. Quindi saranno tra le prossime 5 chiacchierate che farò qui sul canale. Io sono molto contenta perché quando ho libri da leggere sono sempre super contenta. Sto andando in questo periodo ancora a ritmi di un paio di libri letti a settimana. Questi mi sembrano belli grossi, non so se riuscirò a leggerne sempre 2 a settimana, per grande fortuna del mio portafogli che non ce la fa più a comprare tutti questi libri, a mantenere questi ottimi ritmi di lettura, ma che in realtà mi entusiasmano, quindi sono veramente super contenta. E che altro volevo dirvi? Seguite il canale, iscrivetevi al canale, lasciate commenti, mettete il pollice su se le cose vi piacciono e criticate, dite leggi prima questo, leggi prima quell'altro, questo te lo consiglio, questo te lo sconsiglio. Dai ragazzi, forza, forza, voglio animo, animo belli, animo. Dai, vi saluto, mi metto a caricare un video, così prima che la figliolanza e il marito tornino a casa, io ho caricato già un video pronto, e perché l'editing lo fa il marito, quindi io oggi è la prima volta che registro da sola, solitamente ho lui dall'altra parte, infatti, e solitamente ho anche mio figliolo Marco che fa le capriole su questo divano. Vabbè, oggi momento di libertà, quindi inquadratura diversa, chissà se vi piace, sono più distante dalla telecamera, non lo so, io l'ho studiata come mi piaceva, anche questa cosa ditemelo se vi piace. Tanto tra poco si fanno i video in esterna, si può uscire, si va, cioè, vi porto a vedere un po' di Versilia, che ne dite? Ci avete voglia? Decisamente, tanta tanta voglia di Versilia. Dai ragazzi, vi saluto, fatemi sapere se voi questi libri li avete letti e se vi sembrano interessanti i consigli che ci ha dato la Elena di Lettera 22. Io vi mando un grandissimo bacio, alla prossima, ciao ciao!